Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi, come da titolo, spacchetteremo assieme tutto il calendario dell'avvento di Lancome 2022. Già la box secondo me è molto bella. L'anno scorso ho adorato il calendario di Lancome sia per le sorprese che per il packaging, quindi sono molto curiosa di vedere che cosa troveremo al suo interno. Anche questo calendario è assolutamente un gioiellino. Bellissima questa figura in oro rosa, è molto brillante, infatti vedete che con le luci riflette tantissimo. La box è parecchio spessa, devo dire, e qua dietro, come in tutti i calendari dell'avvento, c'è la... qui devo dire sono molto grandi, si vedono molto bene i prodotti che troveremo all'interno. Di solito sono piccolini con una piccola spiegazione, qui invece si vedono perfettamente. Non voglio guardarli troppo perché appunto voglio l'effetto sorpresa adesso che aprirò ogni casella assieme a voi. Come vi dico in ogni video, io adoro questa tipologia di video, adoro spacchettare con voi i calendari dell'avvento. Amo il Natale, amo i calendari dell'avvento, quindi il fatto che io abbia una scusa per aprirli tutti subito con voi, cioè amo veramente. Togliamo quindi la scatola esterna e così si presenta il nostro calendario all'interno. Abbiamo il logo di Lancome, anche questo in oro rosa luminoso, molto metallizzato, e andiamo ad aprire il nostro calendario. Anche questa chiusura molto particolare, che spero si riesca a vedere che va girata. Apriamola assieme, aiuto. Wow, ragazzi, ma quanto è bello! Mi ricorda un po' quello dell'anno scorso, perché appunto ho adorato la Torre Eiffel. Io adoro Parigi e lo sapete, insomma, a casa mia avrò tipo 4 quadri di Parigi minimo, e quindi io veramente adoro il look di questo calendario. Naturalmente adesso vedremo che cosa si nasconde in ogni casella e poi potremo decidere se è un calendario valido oppure no. Come sempre, l'ultima parola spetta a voi, ma esteticamente così devo dire mi piace tantissimo. L'anno scorso era rosa, quest'anno invece l'hanno fatto metallizzato in colore dorato, argento e oro rosa, e sembra veramente di vedere Parigi dall'alto. Ma iniziamo ad aprire le nostre caselle. Vedo la numero 1 qui davanti. Let's go! Prima casella, anche qui i pacchettini sono incartati individualmente. E qui, secondo me, c'è un profumino. Me lo sento, c'è un profumino. Vediamo. Ed effettivamente sì, iniziamo proprio con questo profumo, che purtroppo non riuscivo a trovare il nome del profumo, ma ho visto qua sotto scritto in minuscolissimo ed è Idol. Questo profumo tra l'altro era presente anche nel calendario dell'anno scorso. La boccetta è la stessa, quindi penso che sia lo stesso. Mi piacciono moltissimo comunque i mini size dei profumi. Una volta avevo una collezione gigantesca dei appunto di questi mini size di fragranze e continuo ad adorarli. Vediamo quanti troveremo in questo calendario, ma sì, casella numero 1, profumino. Casella numero 2. Ragazzi, secondo me è un profumo anche questo, adesso non vorrei sbagliarmi, effettivamente sì, è un mini size di profumo anche questo, e questo è il... Allora, ho controllato ovunque, sulla boccetta non c'è il nome, ma se non sbaglio questo dovrebbe essere la Vie et Belle, e anche questo si trovava anche all'interno del calendario dell'anno scorso. Mi piace moltissimo che abbiano fatto proprio perfetto il mini size, perché c'è anche il piccolo dettaglio del tipo del fiocchetto, quindi anche questa molto carina. E quindi sì, prime due caselle, due mini size di profumo. Casella numero 3, vediamo un po'. Qui vedo un prodotto skincare, il che mi rende molto felice. Wow, e non è neanche così piccolino, se dobbiamo proprio dirla tutta. Questa è una crema antirughe ed antimacchie, molto interessante come prodotto. Si chiama Renergy Multilift Ultra. All'interno troviamo 15 ml di prodotto, che sicuramente non è un full size, ma di prodotto ce n'è comunque un bel po'. Questo è, diciamo, secondo me
un mini size molto onesto e molto adatto per un calendario dell'avvento. Davvero la grandezza non è niente niente male. Casella numero 4, non la trovavo, poi ho visto appunto che stava qui a lato, e qui troviamo il mini size del mascara Hypnose. E lo usavo anni fa Hypnose e mi ricordo che lo amavo, è un ottimo ottimo mascara. Questo lo scovolino, appunto, li conosciamo, la grandezza è sempre la stessa di questi campioni di mascara che troviamo all'interno dei calendari dell'avvento. Casella numero 5, eccola qua, adoro il fatto che siano tutte appunto come casette e quindi, non lo so, mi sembra troppo carina questa cosa, ogni casella è una casetta. Wow ragazzi, questa non me l'aspettavo, abbiamo un full size del mascara Lash Idol, bellissimo il pack. Comunque non conosco questo mascara, se lo avete provato ditemi com'è, ma adoro il fatto, oh wow, wow, vedo che lo scovolino è incurvato, quindi sicuramente molto incurvante per le, incurvante, ho detto giusto, sì, incurvante per le ciglia, e molto molto curiosa di provarlo, lo testeremo assieme in qualche prossimo contenuto. Wow, devo dire Lancôme per adesso pollice in su con la crema per il viso, che comunque di prodotto ce n'era tanto, e questo full size già sono molto contenta. Ci ho messo un po' a capire qual era la 6 e qual era la 9 delle caselle, ma si guardano tutte da questo lato, quindi questa è la 6. E vediamo che cosa si trova. Ok, questo prodotto ragazzi l'hanno inserito anche nel calendario dell'anno scorso ed è un prodotto fantastico, è un siero per gli occhi ed adoro anche l'applicatore perché è fantastico per massaggiare bene la zona del contorno occhi. Se avete borse questo ve le sgonfia, è fenomenale sia il prodotto in sé, sia il siero in sé, che appunto che l'applicatore. Adoro questo prodotto, l'ho quasi finito perché ovviamente lo utilizzavo nei vari viaggi e quindi sono molto molto felice di averne uno nuovo. Anche questo naturalmente è un mini size, si può capire dalla grandezza, si chiama Genifique Light Pearl. Tra l'altro si può utilizzare anche come siero per le ciglia, c'è scritto proprio occhi e ciglia, quindi se volete rinforzare le ciglia anche questo va benissimo. Per quanto mi riguarda uso il Revita Lash, quindi per le ciglia sono già a posto, ma appunto lo utilizzerò sul contorno occhi. Casella numero 7 ragazzi, sono scioccata, abbiamo un altro full size, lo so, lo so. Veramente non ho mai visto così tanti full size in un calendario dell'avvento, praticamente siamo solo alla casella 7. Questo è un rossetto in full size assolutamente. Wow, la colorazione è meravigliosa, questo mi aspettavo un rosso, reduce forse dal calendario dell'avvento di Armani che aveva un sacco di rossetti rossi, mi aspettavo un rossetto rosso, invece no, è un bel nude, intensità media però, non è troppo chiaro, troppo scuro, forse un po' più un color mattone. Eccolo qua swatchato, in realtà è più un rosa antico tipo ed ha un finish matte, cosa che io adoro. Mi sto gasando tantissimo con tutti questi full size, vi giuro. Allora, alla ricerca della casella numero 8. Eccola qua. Ta-da! Qui abbiamo un altro mini size di un mascara e questo è il Monsieur Big Mascara. Se non sbaglio anche questo era presente l'anno scorso, questo è lo scovolino, decisamente più paffuto rispetto a quelli che abbiamo visto prima. È un mascara molto conosciuto, mi piace che l'abbiano inserito anche quest'anno. Nella casella numero 9 abbiamo trovato un'altra crema e anche qui devo dire che la quantità non è niente niente male. Questa è una crema gel idratante per il viso, la utilizzo come crema da giorno ed era, se non sbaglio, era presente anche l'anno scorso nel calendario. Se avete preso quello dell'anno scorso fateci attenzione su questa cosa perché vedo che molti prodotti si ripetono. Questa è un'ottima crema e secondo me è anche molto universale come prodotto perché è appunto una crema leggera, idratante, che un po' tutte le tipologie di pelle possono utilizzare, quindi anche questa devo dire mi soddisfa, molto contenta. Casellina numero 10. Ok ragazzi, io veramente vi giuro sono sconcertata in modo positivo
non ho mai visto così tanti full size in un calendario dell'avvento, assolutamente mai, cioè mi ha stupito davvero Lancome. Questo è un altro rossetto però in versione liquida, anche questo opaco, e si chiama l'Absolu Rouge in colorazione 888 French Idol, e questo è effettivamente un bel rosso natalizio. Ecco, ve l'ho swatchato, davvero un bellissimo colore, molto molto morbido. Devo dire, il prodotto mi piace un sacco. Secondo me questo sarà il calendario dell'avvento che riceverà più commenti positivi da voi. Magari non è così, ma secondo me sì, perché stiamo trovando veramente un sacco di bei prodotti e anche grandi, quindi secondo me vi piacerà. Casella numero 11, eccola qua, questa è bella grande, ed è la crema mani con miele d'acacia e acqua alle rose, idratante e nutriente. Io adoro questa crema mani, sono troppo contenta che l'abbiano inserita e sono ancora incredula sul fatto che sia in full size. Non ci posso veramente credere, non ho mai visto così tanti full size in un calendario. L'ho già detta questa cosa, ok, ma è l'assoluta verità. Mi stupisce, man mano che andiamo avanti, mi stupisce sempre di più. Casella numero 12, eccola qua, anche questa grandina. Qui altro prodotto skincare, questo, ecco, questo non è un full size e non necessariamente devono essere tutti full size nei calendari dell'avvento, ma anche se non è full size c'è comunque tanto prodotto, quindi ottimo veramente, non posso che dire cose positive su questo calendario, e siamo esattamente a metà con questa. Questo è un tonico idratante e ci sono 75 ml, quindi assolutamente niente male. Casella numero 13, eccola qua, questa è piccolina. All'interno troviamo questo mini size del siero occhi Absolu. La linea Absolu è la linea più costosa di Lancome, quindi apprezzo molto che abbiano messo un prodottino, anche se ovviamente non è in full size, altrimenti sarebbe stato il prezzo di tutto il calendario praticamente, però apprezzo moltissimo che abbiano inserito un prodotto di questa linea. Casella numero 14, sto facendo un po' di difficoltà ad aprirla. Ok, ci siamo, questa è impacchettata, quindi non so, secondo me volevano fregarci con questo calendario dell'avvento, ok, Lancome voleva fregarci perché tipo nelle prime due caselle ha messo due campioncini di profumo, così che noi pensassimo, boh vabbè, sarà l'ennesimo calendario dell'avvento con un sacco di mini size di profumo. Invece no, è stato una sorpresa super positiva. Continuiamo, non so che cosa aspettarmi, secondo me anche qui c'è un profumo. Sì, effettivamente c'è un nuovo profumino, oh mio Dio, ma quanto è carino il packaging così piccolino. Cioè, sono troppo troppo belli. E questa boccetta inconfondibile, questo è il Tresor. Non l'ho mai provato, devo dire, e non era presente nel calendario dell'anno scorso, quindi molto molto contenta. Casella numero 15... E qui troviamo, wow, anche qui di prodotto ce n'è parecchio, molto soddisfatta della grandezza. Questa è la crema per il corpo Idol. Era presente anche nel calendario dell'anno scorso, l'ho adorata, quindi sono molto contenta di averne trovata un'altra. Casella numero 16, eccola qua. Altro campioncino di rossetto. Questo è veramente un mini 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 size del rossetto, ma il pack è identico a quello in full size, molto bello. Il rossetto è l'Absolu Rouge e la colorazione è la 505 Drama Matte, quindi anche questo è un rossetto opaco che io adoro. Ed ecco, ve l'ho swatchato, anche questo meraviglioso colore pieno, super morbido, bellissimo. Casella numero 17, vediamo, anche questa è piccolina. Wow ragazzi, altro prodotto della linea Absolu, questo è il siero. Questo non l'ho mai provato, non penso che l'anno scorso fosse presente nel calendario, quindi molto interessante. Casella numero 18, altro prodotto skincare e altro prodotto che assolutamente non mi delude
per la sua grandezza, ragazzi. Appunto, nonostante non si tratti di un full size, non è sicuramente soltanto un mini campioncino che possiamo usare una o due volte al massimo. Anzi, questo è un tonico idratante con acqua alle rose per tutti i tipi di pelle. Molto molto bello. Anche questa casella è stata un'ottima sorpresa. Sono troppo curiosa di leggere i vostri commenti su questo calendario, vi giuro, perché secondo me vi piacerà. Cioè, questa volta me lo sento, non mi sbilancio mai nel dire quello che secondo me direte voi nei commenti, però secondo me davvero stavolta vi piacerà molto. Uffa, siamo già alla casella 19, SIG. Finisco di filmarli troppo in fretta questi video, vorrei che durassero di più, mi diverto troppo. Casella numero 19. Anche qua mini size prodotto skincare. Questo è l'Advance Genifique ed è un siero concentrato attivatore di giovinezza, così lo descrivono, ed ha il contagocce. Molto molto interessante questo prodotto. Anche questo, se non sbaglio, non era presente l'anno scorso. E siamo già alla casella numero 20. Vediamo un po'. Ok, altro prodottino skincare, questo è uno struccante bifasico, il Beef Seal, ed è uno struccante per gli occhi sensibili. Fantastico, perché i miei occhi e la mia pelle sono super sensibili, lo sapete, quindi ne farò buon uso. E siamo alla casella numero 21, ragazzi, manca pochissimo. Wow! Altro prodotto della linea Absolue. Questa è una crema rivitalizzante per gli occhi. Di prodotto non ce n'è tantissimo, ma appunto questa è la linea, se non sbaglio, più costosa di Lancôme. Quindi già il fatto che abbiano inserito tre prodotti di questa linea e che la crema occhi non sia neanche così piccolina, onestamente, mi rende molto molto soddisfatta. Adesso voglio sentire il vostro parere, però niente niente male secondo me. Casella numero 22, questa, ragazzi, è bella cicciotta, bella grande questa casella. Anche qui effettivamente c'è tantissimo prodotto. Questa è una crema per il corpo, anzi un latte per il corpo, nutriente e profumato con la profumazione di La Vie est Belle. Molto curiosa di provarlo questo, non penso appunto che ci fosse nel calendario dell'anno scorso. Siamo alla penultima casella, eccola qui, la 23. Questa decisamente non me l'aspettavo, è la crema per il viso della linea Absolue. E ragazzi, qui di prodotto ce n'è assolutamente un bel po', non possiamo sicuramente lamentarci. Adoro veramente, questo penso sia uno dei migliori calendari dell'avvento secondo me come qualità prezzo che io abbia mai visto. Siamo arrivati all'ultima casella, la vedete al centro, la numero 24, e in realtà il prodotto si trova sotto la Torre Eiffel. Ci sono anche le istruzioni su come aprire la casella, cercherò di non rovinare il calendario, di non rovinare la Torre Eiffel. Bellissimo, sinceramente, sia i prodotti che abbiamo trovato sono veramente stati molto molto onesti, devo dire, ma molto molto bello anche il fatto che alla fine appunto ci sia l'ultima casella sotto la Torre Eiffel. È molto particolare questa cosa, mi piace. Molto semplice in realtà, va soltanto sollevata. E vediamo un po' che c'è qui. Wow, ragazzi, wow! Questo è un full size del siero Advance Genifique concentrato di giovinezza. Qui abbiamo il full size per il viso. Adoro questo prodotto. Era presente anche l'anno scorso nel calendario Lancôme, anche se vi devo dire, l'anno scorso mi è piaciuto molto il calendario Lancôme, ma quest'anno mi ha proprio stupito, e penso si capisca dal video di oggi, perché io quando sono emozionata e qualcosa mi piace non riesco proprio a nasconderlo, e vale anche per l'opposto, cioè quando una cosa non mi piace non riesco a nasconderlo, quindi penso che si capisca che qui sono rimasta molto molto felice. E abbiamo concluso veramente in bellezza. Adoro i prodotti e ho adorato il pack, lo stile del pack, la cura che ci hanno messo e l'idea di aprire, di alzare la Torre Eiffel per trovare l'ultima casella il giorno della vigilia di Natale.
bellissima. Quindi ragazzi, questo era tutto quello che troviamo nel calendario dell'avvento Lancome 2022. Non vedo l'ora di sentire i vostri pareri. Io ho già richiuso tutto quanto perché, come vi dicevo, spacchetteremo assieme su TikTok e su Instagram giorno dopo giorno, casella per casella. Quindi appunto non vedo l'ora di sapere che cosa ne pensate voi. Magari a me è piaciuto tantissimo, voi mi direte tutto il contrario, non lo so, adesso mi viene un po' l'ansia. Comunque questo è quanto per il video di oggi. Mettetemi like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi al canale attivando la campanella, mi raccomando. Vi ricordo anche in questo video che venerdì alle 17:30, quindi domani alle 17:30, sarò qui in diretta su YouTube, quindi vi aspetto domani alle 17:30 per una nuova live. Nel frattempo vi mando un bacio enorme, come al solito. Siete pronti per il nostro abbraccio finale? Venite qua che vi abbraccio forte 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 e vi aspetto appunto domani alle 17:30. Ciao.